La cura delle malattie neoplastiche diventa sempre più efficace, ma c'è bisogno dello sforzo congiunto di tutte le figure professionali che possono avvalersi di tecnologie sempre più sofisticate. E questo è uno degli obiettivi principali della Rete Oncologica Campana, che annovera al suo interno 22 strutture sanitarie, tra cui la Casa di Cura Cobellis di Vallo della Lucania, che ha organizzato nella Certosa di Padula un primo momento di presentazione di un modello organizzativo basato su percorsi oncologici accreditati da norme regionali e nazionali per affrontare tutte le problematiche che ruotano intorno alla diagnosi precoce e soprattutto alla terapia delle neoplasie della mammella, colon retto, epatobilio pancreatiche, vescico-prostatiche. Tra i percorsi oncologici alla Casa di Cura Cobellis, quello senologico, dove ogni paziente viene presa in carica e trattata nel modo migliore possibile. È un percorso strutturato secondo normativa nazionale ed europea ed è entrato anche quest'anno proprio nella rete oncologica regionale, fortunatamente, perché la qualità e la quantità dei numeri ci permette appunto di essere hub di riferimento nel percorso chirurgico e trattamento del cancro della mammella. Percorso perché parte dalla diagnosi precoce, per cui è stato strutturato una struttura dipartimentale di radiologia interventistica che permette di definire meglio la diagnosi della singola neoplasia e di affrontare poi nei termini più corretti con l'oncologo medico e il team multidisciplinare la più corretta terapia del cancro stesso. A questo segue chiaramente il trattamento chirurgico, come mai sia ritenuto opportuno, che si avvale appunto delle moderne tecnologie in uso. Abbiamo la possibilità adesso anche di avere un team multidisciplinare, compreso l'oncologo, tutti i giorni della settimana, quindi possiamo avvalerci delle consulenze oncologiche tutti i giorni. La radioterapia è dislocata in altra sede a pochi chilometri di distanza, però il percorso è completo anche con l'acquisto dell'ultima attrezzatura, che è l'Ologic, che è un sistema di biopsia automatica prevista nel protocollo diagnostico e ci permetterà di fare anche lesioni più piccole, quelle più difficili da determinare, da riscontrare e soprattutto da studiare. La donna viene seguita a 360 gradi anche dal punto di vista psicologico. Sicuramente nel team figura integrante rappresentata dalla team manager, che accoglie la paziente, dal chirurgo senologo e soprattutto dallo psicologo, che accoglie e segue la paziente al momento della comunicazione di malattia fino alla dimissione e poi soprattutto col caregiver. È da tempo che la Casa di Cura Cobellis ha avviato un programma di potenziamento della chirurgia oncologica, sia con il rafforzamento delle dotazioni tecnologiche e strumentali che con figure professionali altamente specializzate in questo settore. Sulla scorta di questa esperienza consolidata siamo stati inseriti per alcune patologie che sono il colon, il retto, la prostata, la mammella e il pancreas negli istituti che possono effettuare questo tipo di chirurgia nell'ambito della rete oncologica della Regione Campania. Questo perché? Perché la rete oncologica si fonda su un principio, che è quello che i pazienti devono essere riferiti chirurgicamente a chi ha una esperienza vasta e consolidata. Questo perché nella letteratura scientifica è ormai consolidato il principio che l'esperienza determina risultati migliori. Per quanto riguarda invece la chirurgia legata alle neoplasie epatobilio-pancreatiche? È uno degli aspetti sui quali abbiamo lavorato, sviluppando innanzitutto la capacità diagnostica, perché la terapia non è isolata, va insieme alla diagnosi, quindi un lavoro sulla diagnostica, sulle terapie complementari di tipo radiologico, interventistico e di tipo endoscopico, e poi anche un lavoro ampio, articolato e diffuso sulla chirurgia vera e propria, che si è alla fine concretizzato in un rapporto di collaborazione con Cristiano Uscher, uno dei massimi espressori della chirurgia nazionale, in particolare uno dei massimi espressori della chirurgia oncologica e della chirurgia epatobilio-pancreatica, che ha sviluppato nel corso degli anni, a cominciare dalla sua esperienza che viene dalla Memorial Hospital di New York, e quindi questo ci ha messo nella condizione di essere uno dei centri che in Campania lavora in maniera autorevole sulla chirurgia pancreatica ed epatobiliare. E proprio nel corso dell'evento a Padula il professore Cristiano Uscher è intervenuto in videoconferenza, soffermandosi a parlare di due tumori, quello del fegato e quello del pancreas. Nel sud è una patologia estremamente frequente,
Già in clinica ne abbiamo trattati numerosi casi, sia di pancreas che di fegato, e quello che vorrei dire è che, come tutti noi sappiamo, i tumori del colon, che ormai sono circa 60.000 all'anno in Italia, producono metastasi al fegato, e queste una volta venivano considerate malattie inoperabili. Oggi, grazie all'aiuto degli oncologi che producono e che trattano i malati con terapia neoadiuvante, molti di questi pazienti sono diventati non solo curabili, ma sono diventati anche guaribili. Risposte certe alla popolazione, soprattutto quella a sud di Salerno e non solo, evitando così la cosiddetta migrazione sanitaria. Grazie proprio a questo, ai casi trattati soprattutto chirurgicamente di neoplasie, sono stati tanti, ma non solo del territorio del Cilento, anche del Vallo di Diano, anche di altri territori come il Golfo di Policastro o degli Alburni o limitrofi, diciamo da regioni o province vicine. E il numero dei casi è stato elevatissimo, soprattutto negli ultimi 2-3 anni. Ci siamo attrezzati ovviamente con le figure professionali adeguate, ci siamo attrezzati con le attrezzature necessarie per poter dare delle risposte certe, ci siamo attrezzati con un'equipe di anatomia patologica sul posto che segue da vicino i percorsi, soprattutto questi oncologici. Faccio l'esempio: un tumore della mammella, una volta si asportavano tutti i linfonodi dell'ascella con quel braccio tumefatto che ne residuava dopo per la cicatrice deturpante che si formava. Oggi l'anatomopatologo va in sala operatoria e il chirurgo senologo asporta il linfonodo cosiddetto sentinella. Se il linfonodo sentinella è negativo, i linfonodi non si toccano. Se il linfonodo sentinella è positivo, si procede a una revisione progressiva. Quindi sono metodiche nuove che richiedono impegno da parte della struttura, soprattutto da parte di chi in questo momento amministra e dirige dal punto di vista amministrativo la struttura, che è la famiglia Gobellis, e anche da parte della direzione sanitaria, che io ho il piacere e l'onore di rappresentare, perché i problemi non mancano mai in questo campo come in tanti altri campi. Cerchiamo di risolverli perché siamo convinti che così facendo noi diamo delle risposte certe alla gente, e così facendo, avendo voluto per esempio iniziare questo percorso di oncologia qui nel Vallo di Diano, è per far conoscere quello che noi facciamo anche nel territorio del Vallo di Diano, ma senza fare e voler fare alcuna competenza. Io sono stato nel pubblico per 40 anni senza voler fare alternativa da parte nostra, che siamo privati accreditati, a quella che è la struttura pubblica. Vogliamo essere tutti quanti insieme, un solo team, un solo corpo che abbia a perseguire gli stessi risultati. I determinanti che portano al cancro del colon retto sono legati essenzialmente a fattori ambientali, stili di vita scorretti, abitudini alimentari sbagliate. Dobbiamo fare attenzione a ciò che mangiamo, all'attività fisica, al nostro peso corporeo, e ovviamente noi e anche altri insieme a noi dobbiamo fare attenzione all'ambiente in cui viviamo. Spesso noi pensiamo che l'ambiente sia qualcosa di esterno alla nostra casa, dobbiamo fare attenzione anche all'ambiente dentro casa, perché inavvertitamente noi possiamo mangiare delle microplastiche. Questo è un tema di grande attualità, e inconsapevolmente le microplastiche le possiamo assumere attraverso i contenitori dove mettiamo il cibo, attraverso le pentole dove noi cuciniamo i nostri alimenti, attraverso l'abitudine di bere, e l'Italia purtroppo detiene un triste primato, di bere acqua in bottiglia di plastica. Questo, l'acqua pubblica, l'acqua corrente, è un'ottima acqua, dovremmo prendere l'abitudine a utilizzare sempre di più l'acqua. E un altro aspetto importante è ridurre il consumo di bevande zuccherate. Si è visto che le bevande zuccherate insieme all'obesità rappresentano un importante fattore per l'insorgenza di cancri a tutti i livelli, anche a livello del colon.
Altro fattore da non sottovalutare è il fattore genetico. Sicuramente l'aspetto genetico è importante. Io faccio il gastroenterologo e faccio endoscopia, quindi vedo spesso pazienti intimoriti dalla presenza di una neoplasia in famiglia. Di per sé questo non è un elemento che deve intimorire le persone. È indubbio però che se l'età di insorgenza è sotto i 50 anni, in famiglia ci sono più di una persona che hanno avuto una malattia, non soltanto al colon, alla mammella, alla cervice, allo stomaco, è bene che queste persone si facciano un'attività di screening, si rivolgano al medico curante e inizi un percorso di prevenzione. L'ente di formazione FUSAPA ha a cuore queste problematiche? Sì, il nostro ente di formazione, che è attivo in questo territorio, ovviamente ha tra gli obiettivi fondamentali quello di promuovere iniziative che abbiano un valore sociale importante, e quindi anche in questa occasione siamo stati ben lieti di appoggiare la clinica Cobellis nell'organizzazione di questo evento. Un evento sicuramente importante perché parla di quella che è una rete che va costruita nella prevenzione oncologica, quindi sicuramente un tema importantissimo, per cui abbiamo ben volentieri aiutato l'organizzazione e l'evento nella sua realizzazione.